stretto, forse qualche rimpianto per le palle gol che avevate avuto, per l'intensità che avevate messo in campo, per aver portato quella bella settimana che aveva raccontato nonostante tutto oggi contro l'Inter. È andata così, cioè quasi che sembrava le stesse stretto l'1-1. Ma ci sono state tante situazioni, sia per l'Inter sia per noi, e giocavamo contro una squadra di un alto tasso qualitativo, quindi dovevamo, come abbiamo fatto, cercare di concedere il meno possibile ed essere attenti ai dettagli negli ultimi 25-30 metri. È vero che abbiamo avuto diverse situazioni, soprattutto nel secondo tempo, per poter far gol, per poter essere più concreti, ma io credo che abbiano dato veramente tutti i ragazzi, gli faccio i complimenti, perché hanno interpretato in maniera perfetta sia la fase difensiva. Ci sono stati alcuni momenti sia nel primo tempo che nel secondo tempo, quando abbiamo avuto palla nella gestione del gioco, quindi era quello che avevo chiesto e sono contento. Diletta. Andrea Framaccioli. Alberto, complimenti, perché credo che il Genoa abbia veramente dimostrato tutto ciò che hai detto. Ti faccio una domanda un pochino più tattica. Ho avuto la sensazione in questo precampionato del Genoa, ma anche oggi con la scelta di Malinowski, che tu stia cercando di far trovare l'equilibrio alla tua squadra inserendo qualità a centrocampo. Abbiamo visto provare anche Junior Messia, no? nel precampionato da mezzala. E da allenatore, studiandoti, ovviamente apprezzandoti, è questo l'upgrade qualitativo che magari hai in mente di cercare di trovare per questa stagione? Grazie, sì, Grifona. Assolutamente. Grazie, Marti. Nel senso che, in base anche alle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione, settimana dopo settimana, andiamo a lavorare sui principi, sui concetti, e in base anche alle squadre avversarie, però la volontà è quella, quando possiamo, quando c'è l'opportunità di giocare, giocare da dietro, di giocare in mezzo al campo. È normale che Ruslan mi dà certe caratteristiche, Junior me ne dà altre, sia da mezzala, stasera ha fatto la seconda punta, però può giocare tranquillamente anche in quel ruolo, a strappo, a uno contro uno, Ruslan qualitativamente a verticalità. E di fianco hanno giocatori come Milan e Badel, comunque, che a tempi di gioco, a qualità tecnica, Frendrup, che anche stasera ha fatto una partita incredibile sulle seconde palle, sul recupero palloni. Abbiamo Tosby, ci sono tutti giocatori con caratteristiche comunque diverse. Cerco il modo sui concetti, sui principi, settimana dopo settimana, di lavorarci. Pierluigi Pardo ha una chicca per noi. Oddio, adesso qua mi metti una pressione, no? Gli faccio i complimenti. E fra l'altro, insomma, grazie. Recuperare il risultato è una caratteristica che l'anno scorso abbiamo visto: 18 punti recuperati, è dimostrazione di una grande mentalità. Poi chiaramente il pubblico vi dà un'enorme mano. Tu sei sempre molto, anche nel prepartita, molto tranquillo sul mercato, molto rispettoso delle scelte della società. Ma c'è qualcosa che ti piacerebbe per dare ulteriore robustezza, al di là del fatto che appunto questa ricerca della qualità c'è? Pinamonti ovviamente sarà un punto di riferimento lì davanti, ma c'è un settore dove vorresti, da qui alla fine del mercato, qualcosina in più per stare un pochino più sicuro? Siamo vigili, la società lo sa, parlo quotidianamente con loro, è normale che andando via Retegui abbiamo optato per un giocatore con caratteristiche simili come Andrea Pinamonti, che a me piace molto. È un giocatore che secondo me si può inserire in modo perfetto nella nostra squadra, e nel momento in cui è andato via Gudmundsson è normale che siamo vigili per cercare. Sicuramente un giocatore con le sue caratteristiche sarà molto difficile, ma un collante tra centrocampo e attacco, con caratteristiche di uno contro uno, stiamo facendo delle valutazioni, ecco, in quella direzione. Pier, la chicca pensavo ce l'avessi tu, ma in realtà la chicca l'ha fatta la nostra regia, e la voglio mostrare subito ad Alberto Gilardino, perché gli avevo chiesto se poteva fare l'esultanza, ma siccome... Grande! Non... Come l'ho fatta, Alberto? Come l'ho fatta? Grandissimo! Era questa la chicca. Un po' meno sciolto sul quadricipite, ma perché c'ho il ginocchio. Ti dico, prima della partita ero da solo negli spogliatoi, quando i ragazzi si scaldavano ho detto: cavolo, queste partite sono belle da giocare. Poi fuori, sono le tue queste, Albe. No, ma poi fuori dalla panchina ho detto no, è meglio di no, è meglio farli giocare i ragazzi, no, non ce la faccio. Di la verità più. Che fra te ed Hecator stavi per metterti tu alla fine. No, ma Jeff Hecator è un ragazzo di prospettiva, vi dico la verità, è un ragazzo che bisogna lasciarlo lavorare perché è giovanissimo, però è con noi dall'inizio del ritiro, e quindi è una cosa positiva per il Genoa. Comunque è una cosa positiva anche in questi anni
che io insieme allo staff stiamo lavorando con tanti giovani, siamo riusciti anche a far esordire sia in Serie B in Serie A tanti giovani, quindi questo per il calcio in generale è una cosa molto molto positiva. Grazie mille ad Alberto Gilardini.